Signor Presidente del Consiglio, è veramente un grande privilegio per il Ministro degli Affari Esteri, per i Sottosegretari di Stato, per il Segretario Generale, i Direttori Generali, per tutti gli ambasciatori poterla accogliere oggi alla Farnesina. Si compie proprio in queste ore un mese esatto dall'insediamento del suo governo ed è un giudizio diffuso che sia questa la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana in cui il Paese abbia dovuto e saputo affrontare tutte insieme e con un'urgenza senza precedenti sfide congiunturali e strutturali di natura economica, sociale, politica, di rilevanza non soltanto domestica, ma anche e soprattutto europea e globale. Il Consiglio europeo di venerdì scorso ha posto le fondamenta di un percorso ancora, ma certamente ora ben più al riparo dagli enormi rischi che si sono addensati sul nostro Paese alla vigilia di tale appuntamento. Noi siamo consapevoli che solo dall'Europa potrà partire il rilancio dell'Italia, ma anche che solo con l'Italia potrà aversi un rilancio della dimensione europea. Il nostro Paese deve quindi giocare un ruolo di prima linea nel difendere il continente da ogni deriva verso la rinazionalizzazione delle politiche estere. Si sta consolidando un quadro nel quale al nostro Paese viene riconosciuto a Bruxelles un ruolo diverso e più influente sugli affari europei. Si accrescono le aspettative verso ciò che l'Italia può offrire nel contribuire alla sicurezza, allo sviluppo, alla promozione e al sostegno delle istituzioni democratiche e della dignità della persona anche nei più lontani angoli del pianeta. A nome del Governo ho avuto qualche giorno fa modo di tratteggiare in Parlamento le linee fondamentali della nostra politica estera, in chiave europea, atlantica, mediterranea e globale. Un'impostazione questa ispirata a una sostanziale continuità, ma con nuove intonazioni, adattate a contesti in costante evoluzione, soprattutto quelli che caratterizzano la sponda sud del Mediterraneo. I sommovimenti iniziati esattamente un anno fa in Tunisia e propagatisi in tutta l'area mediterranea hanno riportato l'attenzione in una regione dove il nostro ruolo di paese cerniera tra l'area euroatlantica e quella euromediterranea ci assegna una posizione privilegiata e una posizione di grandi responsabilità. In quest'area cruciale per la nostra sicurezza nazionale, i fermenti di libertà e rinnovamento devono tradursi con il sostegno internazionale in percorsi di democratizzazione e di crescita, di modernizzazione sociale ed economica, di rilancio delle opportunità educative, di apertura e integrazione di mercati, di rispetto per le libertà fondamentali, dei diritti delle donne e delle minoranze religiose. Occorre inoltre far compiere un salto di qualità agli strumenti di cui la politica europea e internazionale dispongono, dopo l'importante passo avanti della Deauville Partnership per la stabilizzazione e la cooperazione in un'area come il Mediterraneo. Per l'Italia si tratta della globalizzazione alle porte di casa, un insieme di fenomeni in cui dobbiamo proiettarci da protagonisti per volgerli a beneficio dei diritti, di una crescita sostenibile e inclusiva, della pace e della sicurezza. Ed altrettanto fondamentale è il nostro ancoraggio alla dimensione transatlantica, attraverso il nostro rapporto bilaterale con gli Stati Uniti e nel quadro dell'Unione Europea. È quindi nostro interesse promuovere una crescente complementarietà tra la sede privilegiata della cooperazione transatlantica, la NATO, e una rafforzata e innovativa azione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune europea. In generale, le dimensioni economiche di sicurezza non possono che essere concepite all'interno del contesto globale. La nuova e necessaria governance economica e finanziaria da una parte e quella politica di sicurezza dall'altra continueranno certo, signor Presidente, a rappresentare una priorità per l'Italia. È un contributo utile e richiesto che giova alla comunità internazionale, che è coerente con i nostri interessi, che è mosso da principi e valori guida nelle aree di crisi, che è mirato al progresso della pace, all'affermazione dello Stato di diritto e allo sviluppo economico e sociale. Forte della sua presenza nel G8 e nel G20, il nostro Paese continuerà a svolgere un ruolo da protagonista, consapevole che l'affermarsi di nuove così importanti realtà offre opportunità grandi per
da cogliere per l'internazionalizzazione del nostro sistema economico. Signor Presidente, sono qui oggi i responsabili, come diceva il Segretario Generale, i responsabili di tutte le nostre ambasciate e rappresentanze diplomatiche, i responsabili cioè di quella rete forte, importante, vitale di uffici diplomatici, consolari, di uffici commerciali, di uffici sociali, che raccolgono tutti gli uomini e le donne di questa amministrazione in servizio all'estero, ma anche che si riferiscono a tutta quella realtà di servizio presente nell'amministrazione centrale. Tutte queste persone, questi uomini e donne, questi funzionari dello Stato, questi servitori dello Stato, assolvono a compiti certamente di grande rilevanza per la sicurezza, per l'economia, per la promozione culturale e scientifica dell'intero Paese. Essi possono contare, i dipendenti del Ministero, nelle sedi all'estero dell'amministrazione centrale, possono tutti contare sull'impegno mio e del Segretario Generale. E sono sicuro, signor Presidente, di poter dire anche sul suo, per dar forte rilievo alla nostra diplomazia nelle sue caratteristiche di straordinaria professionalità e di straordinaria specialità nell'ambito dell'ordinamento della pubblica amministrazione. Un impegno diretto questo ad assicurare risorse normative adeguate a quel ruolo certamente in crescita che le circostanze impongono e attribuiscono al Ministero degli Affari Esteri. La Farnesina, signor Presidente, rappresenta un elemento centrale, io credo, per la crescita economica del Paese e deve ancor più sostenere tale onerosa responsabilità in tutta la sua azione futura. Lo può e lo deve fare cogliendo i punti di forza nel processo di internazionalizzazione della nostra economia, valorizzando il collegamento tra impresa e cultura, il tessuto delle piccole e medie imprese con maggiore propensione all'export e all'attività esterna e alle partnership internazionali, valorizzando tutti i crinali di attrazione per l'investimento estero e, aspetto questo di estrema importanza, la vasta, qualificata e appassionata presenza dei nostri concittadini, di comunità di origine italiana, di scienziati, di operatori, di uomini di cultura in tutto il mondo. Nel rispondere alle necessità di sostenere sempre e ovunque l'interesse e i valori dello Stato, i nostri capi missione si confrontano, è indubbio, a difficoltà crescenti che la situazione finanziaria comporta per questa amministrazione, probabilmente ancor più che per altri comparti del settore pubblico. Desidero quindi sottolineare, signor Presidente del Consiglio, che la diplomazia ha vissuto negli ultimi già difficili anni e sta ancora più vivendo ora disagi e restrizioni, ma ha conservato e continuerà a dar prova, accresciuta, di una straordinaria motivazione che ha da sempre contraddistinto nel nostro Paese i migliori servitori dello Stato. Siamo ora impegnati a rivedere gli assetti complessivi di questa amministrazione, come diceva il Segretario Generale, e rivederli in chiave di standard strettamente europei, in un processo di adeguamento che peraltro abbiamo già avviato da tempo, verso le migliori politiche tra i nostri migliori partners. Sotto alcuni profili si deve peraltro rilevare come sia proprio la diplomazia italiana ad essere titolare di standard di eccellenza a livello europeo. Per la sua presenza oggi, tutto il personale, tutti i capi missione di questa amministrazione delle sedi all'estero le sono profondamente riconoscenti per il gesto di attenzione significativo e per il suo impegno in Europa a far crescere il ruolo, l'importanza e il ruolo di protagonista del nostro grande Paese. Grazie, signor Presidente.